ne facciamo pochi, perché non è semplice organizzare una riunione con tutti i delegati, no? Che ci si muove anche da varie province e regioni. E quindi dobbiamo cercare di utilizzare al meglio questo momento, cercare di approfondire alcune questioni, cercare di consolidare quello che è un patrimonio che abbiamo acquisito, che non ci ha regalato nessuno, perché dobbiamo sempre ricordarlo, che per quanto riguarda le leggi dello Stato italiano e i contratti nazionali che sono stati firmati, nessuno di voi qua, di delegati, avrebbe mai avuto il diritto di essere presente in un'assemblea come questa con permesso retribuito. Questo non ce l'ha regalato nessuno, ce lo siamo conquistato con la lotta ed è una cosa assolutamente importante che dobbiamo difendere con le unghie e con i denti, perché sappiamo che siamo costantemente sotto attacco, ci sono infiniti tentativi un po' ovunque di indebolirci, di toglierci i diritti che abbiamo acquisito, e invece noi siamo riusciti nel corso di questi anni a rafforzare la nostra presenza all'interno sia del comparto del privato, in particolar modo della logistica, ma anche in molti altri settori, sempre del privato, dei metalmeccanici, delle pulizie, gli alberghi, eccetera, eccetera, no? E abbiamo continuato a mantenere, nonostante tutti i tentativi che là di cancellare l'esperienza dei COBAS all'interno del pubblico impiego, oggi è presente anche una nutrita rappresentanza di lavoratori del pubblico impiego che vanno dall'Agenzia delle Entrate, al Comune, al Tribunale, eccetera, no? Quindi questa è un'assemblea che mette assieme un po' tutto quello che è il nostro patrimonio di rappresentanti a livello aziendale e che è frutto appunto di queste conquiste. Allora io credo che quando facciamo queste riunioni dobbiamo cercare di individuare, no? Quelli che sono le problematiche, i temi attorno ai quali dobbiamo cercare di sviluppare il dibattito. Noi abbiamo pensato di organizzare la riunione di oggi perché ci servano intanto per conoscersi bene tutti, per riuscire a scambiare anche il momento, faremo la pausa pranzo, serve anche per scambiarci opinioni tra lavoratori, delegati, perché sono momenti importanti questi, però ci interessa che soprattutto entrare nel merito poi delle questioni. Andiamo incontro a un autunno che sarà molto complicato, abbiamo tantissime problematiche. Lo scopo che abbiamo di questa assemblea è che dagli interventi di apertura vogliamo dare il taglio, no, a quello che stiamo affrontando, a questa finalità. Sappiamo bene che la vita non è fatta solo del lavoro, no? La vita è fondamentale, importantissima, perché la maggior parte del tempo si passa all'interno del posto di lavoro e sappiamo quante sono le difficoltà, i problemi, e come è dura, no, riuscire a conquistare dei miglioramenti all'interno del posto di lavoro. E noi siamo riusciti in questo mondo, in questo scenario, no, di questa forma anche di lavoro, di sfruttamento, di produzione, che produce sempre miseria, produce, vuol dire, devastazioni, produce guerre, quanto sia difficile, produce povertà, quanto sia difficile riuscire a salvaguardare anche i redditi e migliorarli. Noi siamo riusciti in questi anni a spostare parte dei profitti in reddito per i lavoratori, perché abbiamo ottenuto miglioramenti un po' dappertutto, e questa è una roba molto importante. E siamo riusciti, Giacinto, senti qua che te, vai, sei anche tu tra i più. Allora, stavo dicendo che appunto non si vive solo dentro del rapporto di lavoro, anche se abbiamo costruito delle battaglie fondamentali, siamo andati a toccare i poteri forti
veramente dei blocchi di potere formidabili che abbiamo avuto contro noi, siamo riusciti in tante occasioni anche a vincere questo tipo di battaglie. Però noi siamo perfettamente consapevoli che nella vita che facciamo, che fuori dal posto di lavoro, abbiamo un'infinità di altri problemi. Pensiamo solo a quello che sta succedendo oggi con i profughi, no? La maggior parte di voi proviene da paesi da dove appunto si è scappati o per la guerra o per ragioni economiche, eccetera, tutta un'altra fila, si arriva clandestini dopo battaglia per mezzogiorno, eccetera. Oggi il flusso di migranti che c'è, che scappa dalle guerre, dalla miseria, è un flusso costante che è frutto di quelle politiche capitalistiche che sono state fatte di conquista, di rapina, che hanno prodotto le guerre, no? Ebbene, attorno a questo nodo qua oggi sappiamo quanto razzismo si sta producendo. Ma abbiamo visto solo attorno alla battaglia la roba per lo Ius Soli, poi ci sarà un intervento specifico anche su questi aspetti qua, però per noi non possiamo disinteressarci di questa cosa. Fondamentale che le nostre lotte vengano attraversate anche da questo tipo di problematiche qua. Primo, perché la maggior parte di voi siete stranieri. Secondo, perché anche per noi italiani, quelli che comunque hanno ancora un minimo di coscienza, vivere in un paese dove rischiamo di avere come Presidente del Consiglio Salvini è una roba da vergognarsi. Per cui tutto quello che potremo fare in termini di mobilitazioni, di lotte, eccetera, per sconfiggere questi personaggi qua, è fondamentale farlo e non trascurare mai niente. Pensiamo solo appunto a questa legge, che è una legge molto blanda, non è che sullo Ius Soli, che si è scatenata la campagna che i fascisti, stanno tornando tutta una serie di figure, personaggi appunto che appartengono a una cultura del nazismo, del fascismo, che è le cose peggiori che ci possono essere. Questo è un tema che dobbiamo affrontare, capire cosa possiamo fare a partire dai posti di lavoro, ma anche fuori dai posti di lavoro. Abbiamo un problema oggi che verrà affrontato, che è giusto affrontare. C'è oggi una violenza sulle donne, ogni giorno leggete sui giornali donne ammazzate. Allora questo è un problema che culturalmente dobbiamo anche noi che siamo maschi, bisogna affrontarlo, capire. È un problema culturale che bisogna cominciare a porcelo, no? Per cambiare questa situazione, no? Che porta continuamente a vedere ogni giorno sui giornali donne ammazzate in tutti i modi possibili e immaginabili. C'è un problema che attiene alla questione ambientale. Avete visto cosa sta succedendo in America, i vari uragani che hanno prodotto centinaia e centinaia di morti, i terremoti, basta che vengano scossi i terremoti, perché non è stato fatto niente per salvaguardare il patrimonio abitativo, sapendo che viviamo in un paese, anche qua l'Italia, altamente sismico. C'è un problema, vengono giù due gocce d'acqua e si allaga tutto. E allora io dico, se conquistiamo anche dentro il posto di lavoro altri 500 euro di aumento in busta paga, riusciamo a ottenere dei miglioramenti, benissimo. Ma se però ti arriva poi una inondazione che ti porta via la casa, è chiaro che tutto quanto quello che hai guadagnato serve a poco. Se hai una vita dove ti ammali, perché come succede con l'acqua, che abbiamo scoperto che qua nel Vicentino hanno buttato per anni e anni dei prodotti inquinanti, no? E che hanno avvelenato le falde acquifere e che abbiamo bevuto per tanto tempo questi prodotti micidiali e non facciamo niente contro questo, rischiamo di beccarci. Vedete i tumori, come sono aumentati i tumori, vedete come l'incidenza di malattie dovute appunto all'inquinamento quanto elevata è. Quindi anche qua dobbiamo cercare di affrontare anche noi queste problematiche. Ci sarà quindi anche su questo un intervento che purtroppo non ha potuto avvenire, lo faremo vedere sul video, che affronterà di un nostro amico e compagno, insomma, che si occupa in particolar modo nella bassa padovana di questioni ambientali. Abbiamo poi un problema che riguarda le città, il vivere, il tempo vissuto fuori dal tempo di lavoro,
Quindi la realtà dei centri sociali che ci sono qua nel Veneto e non solo, e che cosa vuol dire rapporto con il territorio, rapporto con la, tutto quello che rappresenta il problema della casa, le questioni ambientali, cioè che vengono attraversate interamente da spazi fondamentali che sono spazi occupati, illegali, che però hanno una ricchezza enorme. Questo per far capire anche noi, come abbiamo fatto molto spesso, abbiamo dovuto fare lotti illegali per ottenere qualche miglioramento, così come tantissimi giovani oggi occupano dei posti lasciati abbandonati per cercare di farli vivere socialmente, di produrre delle cose innovative, perché se aspettiamo lo Stato che faccia qualcosa non si arriverà mai a niente. Quindi noi dobbiamo sempre pensare alla nostra vita dal basso, perché le istituzioni, se ci sono, bene che vadano, cioè sì, possono essere anche tante persone oneste, ma abbiamo visto quanti ladri ci sono, vuol dire, in giro, e quanto purtroppo devastazioni fanno. Pensiamo solo, e penso che se ne parlerà anche dopo l'intervento che verrà fatto, pensiamo solo a sta porcheria del MOSE. Tanti di noi non si rendono conto, non so se sapete cos'è il MOSE. Il MOSE è questa folle opera che dura da 30 anni, che vogliono sbarrare l'acqua a Venezia quando arriva l'acqua alta, che ha portato, hanno speso 6-7 miliardi, hanno speso un miliardo di tangenti, cioè cifre astronomiche per un'opera che molto probabilmente non servirà a un cazzo, perché non si sa neanche se potrà mai funzionare, eccetera. Ci sono altre questioni importanti che devono essere, appunto, e che devono rappresentare anche per noi un elemento di conoscenza e di mobilitazione. C'è una questione, sembra che questa qua, ci sarà quindi anche un intervento, uno dei come centri sociali del nord-est, e poi sarà un altro intervento, perché sono altre, tutte realtà con le quali noi come ADL intrecciamo costantemente rapporti, e lo scopo anche di questa assemblea è quello di capire, attorno a quella che sarà una giornata di mobilitazione, lotta e scioperi che si terrà probabilmente oltre il 27 di ottobre e il 10 di novembre, che è già stata indetta da alcune realtà di vari organismi di base di COBAS, altri hanno indetto in un'altra giornata. Domani ci sarà un'assemblea a Milano dove alcuni di noi andranno, e dove andremo a portare anche la posizione che viene fuori da questa assemblea, che è rappresentata da tantissimi delegati, e che rappresentate, ve lo dico, insomma, perché oggi noi, pur essendo una realtà, non è che pensiamo di essere chissà che, però rappresentiamo circa 5.000 lavoratori, che vuol dire, certo, non è che siamo chissà che, però siamo una roba reale, rappresentiamo realmente lavoratori nei posti di lavoro, no? E questo è un dato importante, così come tanti altri COBAS in altre parti a livello nazionale rappresentano anche migliaia e migliaia e migliaia di lavoratori. Quindi questo noi portiamo, quando andiamo anche ad altre assemblee, portiamo quello che è il risultato di discussioni, di argomenti che andiamo a portare per sostenere quello che è le nostre tesi. Quindi in questa assemblea abbiamo invitato appunto questa realtà, anche realtà di centri sociali Emilia Romagna, del Veneto, abbiamo invitato qua a parlare anche un'altra realtà della Bassa Padovana che si occupa di questioni ambientali, e abbiamo Monica che anche come ADL segue tutta la parte relativa a Sportello, anche sui migranti, oltre che occuparsi anche di molte altre cose nel suo territorio. Quindi abbiamo voluto cercare di introdurre questi elementi qua nella parte iniziale della mattina. Invito tutti quanti, ovviamente a volte magari sono argomenti che non si sentono molto, però credo che sia un elemento fondamentale, che deve essere un dato di crescita per tutti noi, perché o noi comprendiamo che il vivere oggi deve attraversare tutte le questioni, perché tutto quello che succede nella vita quotidiana noi non è che possiamo pensare che dipende non solo dal padrone che hai là e che ti dice fai questo, fai quello. Tutto quello che succede dipende da quello che avviene a livello globale, che dipende
dalla Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla BCE in Europa, che dipende dai grandi poteri che governano questo pianeta. E se noi, anche se siamo quelli che siamo, dobbiamo porci all'altezza di quelle problematiche là, e tutto l'aspetto anche del cambiamento climatico dipende dalle scelte politiche che vengono fatte a livello mondiale, e quindi noi su questo dobbiamo dare il nostro contributo. È poco, è poca cosa, però dobbiamo darlo, perché come lo facciamo nel posto di lavoro dobbiamo farlo anche per quanto riguarda tutte quante queste problematiche. Io voglio finire il mio introduzione dicendo alcune altre cose che riguardano un po' anche, vuol dire, da una parte quello che sta succedendo. Parlano tutti quanti di grande ripresa dalla crisi, parlano del fatto che c'è una ripresa dell'occupazione, che siamo usciti finalmente, eccetera, per cui stiamo tutti quanti bene, andiamo avanti, eccetera, eccetera, no? Se sentite Gentiloni, sentite Renzi, sentite insomma chi parla del governo, la situazione, dipingo una situazione rosea da questo punto di vista. Allora, cosa è successo? Sicuramente c'è una ripresa economica, questo è un dato, chi lavora nei magazzini vede bene insomma che c'è stato un aumento anche della movimentazione delle merci, e questa cosa qua ovviamente vuol dire che si produce un po' di più, c'è stata dicono una forte crescita anche dell'occupazione, si parla di numeri ormai di un certo tipo, eccetera. Ma qual è la realtà? La realtà è cosa sta succedendo e cosa contro noi dobbiamo combattere. Sta succedendo che, grazie anche al Jobs Act, che è stato appunto fatto nel 2015, chiamato appunto contratto a tutele crescenti, ma in realtà è esattamente l'opposto, sono cresciuti il primo periodo del Jobs Act, sono cresciuti anche in maniera significativa i contratti a tempo indeterminato, ma sono cresciuti perché? Perché sono state trasformazioni di contratti a tempo indeterminato, perché semplicemente il governo aveva stabilito che chi assumeva a tempo indeterminato aveva uno sgravio contributivo di 8.000 euro all'anno. Questo è stato il perché c'è stato un aumento dell'occupazione, no, in quel primo periodo 2015-2016. Ma adesso le cose stanno già cambiando, aumentano sicuramente i contratti a tempo determinato, sono tornati ad aumentare moltissimo, sono le forme, la maggior parte degli impieghi sono a tempo determinato, e soprattutto sono aumentati del 30% i licenziamenti per motivi disciplinari. E questo è un altro dato fondamentale da capire. Perché? Perché il Jobs Act cosa ha prodotto? Ha prodotto il fatto che il datore di lavoro può licenziare, e anche se licenzia senza giusta causa, il giudice, qualora che ti venga riconosciuta che non c'è stata giusta causa nel licenziamento, il giudice non può più ordinare la reintegra nel posto di lavoro. Quindi, bene che ti vada, ti prendi due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio e ti danno il bel servito. Questa è la realtà che c'è. Quindi oggi la tendenza che vediamo dappertutto è quella di utilizzare da una parte il Jobs Act come strumento di ricatto continuo col lavoratore, dall'altro c'è un tentativo, e questa è un'altra roba grave a cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi, da un anno, anche da più. Noi, dove si fanno delle lotte vere per difendere i posti di lavoro, per migliorare, abbiamo subito degli attacchi impressionanti. Noi abbiamo visto dal Prix a Montegalda, l'abbiamo visto qua alla Composite a Viadana, l'abbiamo visto qua in Avi. Cioè, proprio dalle istituzioni ai padroni, ai sindacati, quando parlo sindacati dovrebbe usare un altro termine diverso da sindacati, non so, una appendice dei padroni, perché ormai questo sono diventati CGL, CISL e UIL, fanno accordi
vergognosi, in Composite hanno fatto degli accordi contro la volontà della stragrande maggioranza di lavoratori, accettando, no, licenziamento di 100-150 persone. Qua e lì hanno fatto degli accordi dove prevedevano addirittura che la clausola sociale, quella che noi stiamo rivendicando da molto tempo, che abbiamo ottenuto in TNT, in Bartolini, in GLS, che quella sui cambi di appalto, là hanno firmato degli accordi dove dicono sì, dovrebbero entrare tutti nel cambio di appalto, eccetto quelli che hanno avuto una malattia superiore a una certa percentuale, quelli che hanno avuto delle contestazioni disciplinari, quelli che non hanno l'idoneità, cioè hanno dato carta bianca praticamente al padrone di far entrare chi vogliono nei cambi di appalto. Queste sono le funzioni che svolgono e si mettono d'accordo facendo anche una funzione quasi da centro d'impiego, perché poi gli garantiscono anche, mettendoci a cuore i padroni, che se uno c'è bisogno di dare lavoro a qualcun altro, parlano direttamente col sindacato che gli procura il posto di lavoro con la tessera già firmata. Questo è quello che sta avvenendo. Allora noi dobbiamo essere consapevoli che c'è una situazione che ci vede sotto tiro, siamo colpiti tutti i giorni e cercano di farlo tutti i giorni per cercare di indebolire la forza che abbiamo conquistato, perché abbiamo messo le mani sul settore, tra l'altro quello della logistica, che è sempre più fondamentale, sempre più strategico, le merci girano sempre più velocemente, i magazzini vengono sempre più anche tecnologizzati, per cui c'è bisogno di sempre maggiore velocità, quindi sono ancora più deboli da questo punto di vista, e per questo devono avere una forza lavoro completamente asservita, mansueta, che non deve mai alzare la testa. Questo è quello di cui hanno bisogno, per questo fanno di tutto per buttarci fuori e per renderci innocui all'interno dei posti di lavoro. Detto questo, io devo anche dire, poi vado a chiudere, che abbiamo problemi anche al nostro interno e dobbiamo stare attenti, perché il sindacato, quello che noi vogliamo essere, quindi di difesa dei lavoratori e di conquista di nuovi diritti, c'è stato il rischio in alcune situazioni dove che qualcuno pensa di usare il sindacato per i propri fini personali. Questa cosa qua noi dobbiamo respingerla, dobbiamo essere noi i delegati prima di tutto a fare in modo che queste cose non avvengano. Lo dico chiaramente, è successo qua in TNT che uno che era un nostro delegato, assieme ad altri, anche tra i più vecchi che avevamo di iscritti, che a un certo punto forse hanno pensato che essere da tanti anni dentro al sindacato vuol dire diventare specie di padroni dentro al posto di lavoro. Questi sono andati da un nostro sempre iscritto a dirgli: guarda che tu qua non puoi lavorare qua, devi spostarti di posto perché qua non va bene che lavori qua. Questo lavoratore qua è venuto qua da noi, ma sei matto, che cazzo è? A quel punto là volevano comunque, noi gli abbiamo detto: tu non puoi più fare il delegato, perché uno che va a svolgere la funzione del padrone nel posto di lavoro non esiste, o accetta e dice ho sbagliato, chiedo scusa, allora vediamo, ma comunque ti puoi mettere da parte anche da delegato. Invece no, questo gruppetto ha voluto a tutti i costi rimanere come anche delegato sindacale, nonostante quello che ha fatto, e a quel punto noi gli abbiamo detto: per persone così non c'è spazio in ADL. Sono usciti in una ventina di vecchi, però noi non dobbiamo guardare in faccia nessuno, non possiamo accettare dentro il sindacato ci sia qualcuno che usa personalmente il sindacato per delle conquiste, delle situazioni di potere all'interno del posto di lavoro. Questo bisogna stare molto attenti, che non deve mai succedere, oppure gente che fa casino perché pensa che se fa casino in qualche modo poi può aumentare la posta per avere i soldi per la buona uscita. Queste cose qua noi devono essere eliminate dalla logica sindacale, non possono appartenere a una concezione del sindacato che è quella che abbiamo noi, che è quella di essere in funzione di migliorare i diritti per tutti, non per qualcuno in particolare.
Questo è un punto molto importante che io volevo porre all'attenzione di tutti quanti, perché sia oggetto di discussione all'interno dei posti di lavoro. E finisco appunto col dire che, allora, è stato proclamato questo sciopero, c'è stato un primo gruppo di Cobas, diciamo, perché sapete che i Cobas come realtà, siamo una realtà molto frastagliata, presente un po' in tutta a livello nazionale, però non siamo un sindacato unico, sono varie forme, no, che si danno, rapportate anche ai vari territori con esperienze diverse, e è chiaro che si tenta a volte di fare delle giornate comuni, no, di lotta attorno a problemi fondamentali come questo qua, che riguarda quello che sta facendo il governo, che riguarda le questioni ovviamente dell'ambiente, che riguarda la questione dei profughi, quello, quindi la giornata che è stata proclamata tiene insieme tutte queste robe qua, no? E allora io volevo solo avere che ci sia appunto anche l'assenso poi dell'assemblea, perché domani andremo a questa assemblea a Milano portando una posizione di tutti, di dire non si può andare a due date diverse, perché la possibilità c'è, cioè, che ci sia uno sciopero il 27 ottobre e un altro sciopero il 10 o 17 di novembre. Noi siamo, non abbiamo problemi di dire facciamo il 27 o facciamo il 10 o 17, per noi è fondamentale che ci sia un'unica data per fare questa giornata di mobilitazione, lotta e scioperi, e vogliamo anche che nei territori, noi, perché dove siamo presenti noi, vogliamo riuscire a costruire da qua quella giornata, quell'intreccio giusto, no, con le realtà che sono anche qua presenti oggi, che parleranno appunto di quella questione, intrecciando con le varie questioni che abbiamo detto, per fare in modo che sia una grande giornata di mobilitazione e lotta che parla dei diritti sul lavoro, che parla contro il jobs act, ma che parla anche di ambiente, che parla di profughi, che parla di violenza sulle donne, che parla della città e di come si vive il rapporto alla città e i problemi della casa, eccetera eccetera. Questo vogliamo arrivare a intrecciare come problematiche in questa giornata, per cui insomma l'invito è a tutti quanti, poi chi interverrà anche, di tener conto di questi argomenti. Invito ovviamente, dopo che si saranno fatti questi primi interventi introduttivi, anche tutti i delegati, chi vuole parlare si iscriva per parlare, e anche è importante che chiunque ha delle cose che gli sembra che non vanno bene di quello che ho detto anch'io, oppure da aggiungere, è importante che poi si prenda il microfono, perché siete voi i protagonisti all'interno dei posti di lavoro. Noi veniamo quando ci chiamate, perché seguiamo tutte le robe, però dopo o c'è una crescita anche da parte vostra come delegati, quindi sempre di più siete in grado di gestirvi le situazioni, oppure chiaramente che anche noi come realtà sindacale dopo facciamo fatica ad andare avanti, perché diventiamo una roba sempre più complessa, articolata, quindi c'è bisogno di una crescita anche soggettiva di ognuno di voi per poter andare avanti, no, e migliorare costantemente le situazioni nei posti di lavoro. Per cui quello che io propongo appunto è che andare a questa assemblea proponendo una unica data, che ognuno si metta da parte, se uno vuole il 16, il 27 oppure il 10, stabiliamo che sia una data unica per tutti, perché questa è la cosa che ci dà maggior forza a livello nazionale nei confronti del governo, nei confronti delle controparti. Questa è quindi la proposta che io faccio all'assemblea, che poi vediamo che venga, se dopo interventi, se viene appunto colta, che ci porta domani ad andare a questa assemblea che sarà a Milano con questa posizione. Io ho terminato quel mio intervento, per cui adesso passiamo la parola a Monica, che interverrà sul primo argomento che ho indicato. Grazie.